Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Ucciso a Sassari nella sua abitazione, un uomo di 47 anni gestiva un bar del centro. A scoprire il corpo senza vita di Antonio Fara sono stati i vigili del fuoco nella sua abitazione in via Livorno 6, al piano terra, dove l'uomo viveva da solo. Le forze dell'ordine sono state allertate dal figlioccio, preoccupato per la sua assenza dal posto di lavoro. Da qualche anno, infatti, Antonio Fara gestiva lo storico bar all'angolo tra via Luzzati e via del Rosario. L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue, non si conoscono le cause della morte, ma pare che sia stato colpito alla testa. La porta d'ingresso dell'abitazione era chiusa dall'interno, ma gli investigatori hanno trovato un ingresso sul retro spalancato. Grande scalpore è destato tra conoscenti e parenti, la morte di un uomo conosciuto da tutti come una persona disponibile, senza nemici. Sul posto il RIS e i carabinieri che stanno esaminando la scena del crimine, i sanitari del 118, alcune pattuglie dei carabinieri del comando provinciale di Sassari e il medico legale che dovrà accertare le cause che hanno determinato la violenta morte dell'uomo. Sono state notificate a due detenuti nel carcere di Bancali le ordinanze di custodia cautelare perché ritenuti gli autori di un furto nell'abitazione di un'anziana signora avvenuto l'8 aprile scorso nel centro di Sassari. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile avevano subito avviato le indagini e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona erano riusciti ad individuare gli autori del furto e a recuperare la refurtiva in sole 24 ore. I due, uno di 30 e l'altro di 38 anni, accusati di furto e ricettazione di gioielli per un valore di circa 15.000 euro, si erano introdotti nell'abitazione della donna che si era allontanata solo pochi minuti per fare la spesa. Al rientro l'amara sorpresa, la casa in subbuglio e la constatazione che le erano stati portati via i gioielli. L'attività investigativa dei militari ha quindi portato in un solo giorno al recupero della refurtiva e all'individuazione dei due, già noti alle forze dell'ordine per reati simili. Immediatamente rintracciati dai militari e accompagnati in carcere, questa mattina è stata notificata a Bancali la convalida dell'arresto firmata dal magistrato. Mentre si attende la comunicazione ufficiale da parte del ministro Speranza sulla colorazione delle regioni che vedrebbe confermata la Sardegna come unica zona rossa, restano in forse Valle d'Aosta e Puglia, nell'isola, secondo quanto diffuso dalla regione, si continua ad accelerare sulla campagna vaccinazioni. Ma è di ieri, nel lab della promocamera, la notizia che per i settantenni e la prima dose erano esauriti i vaccini. Stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione per raggiungere il traguardo che ci siamo posti, precisa il presidente della giunta regionale, con un grande sforzo organizzativo. Sono state somministrate quasi 14.000 dosi e questo ha portato ad essere la quarta regione per numero di inoculazioni giornaliere ogni 100.000 abitanti, davanti alla Liguria e subito dietro Basilicata, Marche e Puglia. Nell'ambito della distribuzione dei vaccini è arrivato per la prima volta in Sardegna il farmaco Janssen della Johnson & Johnson con 4.950 dosi che si aggiungono alle oltre 60.000 di Pfizer, Moderna e AstraZeneca consegnate. Il vaccino garantisce la copertura del virus con una sola dose. Nel nuovo aggiornamento del calendario delle vaccinazioni c'è un'ulteriore apertura alle adesioni sul portale per le persone con un'esenzione per patologia che non rientrino tra i soggetti con elevata fragilità e che consente ora a tutti gli over 60 nati tra il 42 e il 60 di registrarsi sul portale dedicato vaccinocovid.sardegnasalute.it. Gianfranco Meazza, vice sindaco del comune di Sassari e titolare delle deleghe ai lavori pubblici, gestisce l'assessorato più esposto alle critiche, non sempre motivate. Sicuramente bisogna metterlo nel conto, che effettivamente le critiche sono anche comprensibili, però è importante che le critiche siano sempre costruttive, cosa che a volte non è così. I principali addebiti rivolti all'assessorato riguardano lo stato talvolta molto precario delle strade, una condizione che si potrebbe risolvere con decine e decine di milioni di euro, ma in cassa, specifica Meazza, ci sono soltanto 176.000 euro. Uno dei quartieri più disastrati dal punto di vista viario è il Latte Dolce. L'assessore assicura comunque interventi a breve, specificando però che l'amministrazione su alcune azioni al momento ha le mani legate. Alcuni interventi non possono essere fatti subito perché
prima deve essere fatto l'intervento di efficientamento idrico. E mi riferisco sia a via Bottego che a via Colombo, finché a Banoa, e noi stiamo sollecitando continuamente a Banoa, perché venga risolto un problema che c'è tra la società di gestione e la società esecutrice di lavori, per risolvere un problema di conflittualità della modalità di esecuzione del lavoro. Solo dopo il Comune potrà intervenire. Meazza fa delle precisazioni infine sui lavori di bitumazione in via Rosello, divenuti ieri un caso mediatico, un intervento d'emergenza del tutto provvisorio. Siamo intervenuti per un pezzo del tutto provvisorio, stiamo parlando di una provvisorietà di qualche giorno, perché la prossima settimana gli operai specializzati interverranno per ripristinare l'acciottolato. È tutto pronto per il progetto di ristrutturazione del Palazzo Civico di via Columbano ad Alghero. I lavori, in seguito all'apertura delle buste nei giorni scorsi per l'aggiudicazione, prevedono un investimento di circa 1 milione di euro, reperiti per 600.000 euro tramite il mutuo Gestica stipulato nel 2015 e in parte con i fondi del bilancio comunale. Sono 5 le imprese specializzate in restauri conservativi che hanno preso parte alla gara. La selezione dell'impresa che si aggiudicherà i lavori apre alla fase dell'avvio del cantiere. I lavori daranno un nuovo aspetto all'edificio, ma al contempo lo renderanno molto più funzionale ed utilizzabile anche per le persone disabili, con l'aggiunta di un ascensore in vetro e acciaio di dimensioni compatibili per ogni esigenza. Il complesso storico diventerà la prestigiosa sede di rappresentanza della città di Alghero e degli algheresi, ha dichiarato il primo cittadino Mario Conoci, con la priorità dei fini istituzionali dell'immobile nella sua interezza, con funzioni di pubblico interesse. Il restauro, aggiunge l'assessore alle opere pubbliche Antonello Peru, consentirà alla città di riappropriarsi di un edificio storico inserito nel contesto della città vecchia, dove tornerà a svolgere le funzioni di fulcro istituzionale della vita civica. Generali, partner di vita. Benvenuti nel mio mondo! In realtà mi conoscete dal 1953. Sono Brando, l'inventore dei materassi Permaflex. Vi ricordate il carosello? Ero in bianco e nero in compagnia di grandi star, testimonial di prestigio per materassi d'eccellenza. Permaflex, una grande storia che crede nel futuro. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet mascherine certificate, chirurgiche da 20 centesimi, FFP2 da 75 centesimi, FFP3 da 2 euro. Acquistare in grande conviene. Solo per le mascherine, su un valore di minimo 100 euro, uno sconto del 10%, 500 euro sconto del 20%, 1000 euro sconto del 30%. Termoscanner da 23,90 euro. Ossimetro digitale da 19,90 euro. Guanti in vitrile da 13 euro. Sidernet a Sassari, in zona industriale Preddanienda. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Si chiama Le Serve della prosecuzione di Arte Lab Net, il progetto portato avanti dall'Accademia Sironi di innovazione tecnologica e sviluppo del business a supporto delle giovani aziende sarde. Questo progetto che stiamo sviluppando in questo momento nasce già nel 2017, nel quale abbiamo avuto appunto l'idea di creare un laboratorio di progettazione e prototipazione digitale, e abbiamo iniziato appunto a allestire questo laboratorio. Arriviamo ad oggi, nel quale abbiamo già qualche anno di esperienza, abbiamo fatto dei progetti di collaborazione già in questi anni con diversi artigiani del settore artistico. Tanti brand sardi che hanno partecipato al bando in scadenza il 30 aprile. L'obiettivo è quello di digitalizzare le tradizioni dei vari territori dell'isola.
In questo momento abbiamo un bando aperto a tutte le imprese artigiane del settore artistico e del settore agroalimentare tipico. Quindi noi daremo supporto, un bando a sportello, quindi fino al 30 aprile le aziende interessate possono direttamente partecipare, se hanno i requisiti noi daremo supporto tramite dei servizi di consulenza personalizzati. Numerose le opere realizzate dagli studenti con macchinari all'avanguardia, dalla stampante 3D alla fresa laser, supportate dal progetto Art Lab nato nel 2017, che offre opportunità creative e lavorative. Realizzando questa scultura, è composta con è una struttura in legno tagliata a laser tramite il macchinario e adesso lo sto tutto dipingendo di bianco. Il lavoro consiste in creare tre tavoli con rispettive sedie, ispirandomi alle nature morte del 1500.